Buonasera. Vi aspetto. Nel frattempo mi sono accorta che non ho lo Scottex. Buonasera. Scottex recuperato. Ciao Ale. Ciao Hidalgo. Ciao Irene, buonasera. Vediamo, vediamo. Mi vedete e mi sentite? Controlliamo che vada tutto bene stasera. Purtroppo, siccome voglio spacciugare un pochino, devo usare il piano di vetro e quindi purtroppo. Un bruttissimo. Allora, aspettate che provo a togliere il wifi perché mi dice. Ok, a me dava connessione lenta e continuavo a vedere una schermata nera, quindi non vedevo i vostri commenti. Ora a me non la dà più, spero che mi vediate e mi sentiate bene. Come dicevo, purtroppo a differenza dell'altra volta che avevo usato il tavolo, questa volta siccome devo userò un pochino di colori. E mi sto per bruciare con la colla. Ho messo il piano di vetro, quindi c'è un brutto riflesso della lampada. Però siamo pronti e volevo fare. Perfetto, grazie lì. Volevo fare con voi il mio progetto per la challenge. Aspettate che spengo questa colla schifosa, questa pistola. Va così bene che la colla esce da sola senza neanche schiacciarla, quindi la riaccenderò poi dopo. Ok, e dicevo, volevo fare il mio home decor. Se avete visto sul gruppo, spazio battibaleno, trattino come il meno, progetti creativi, abbiamo lanciato una nuova challenge, questa volta chiaramente protagonista sarà l'autunno e vorremmo vedere degli home decor autunnali o comunque con i colori caldi tipici di questa stagione. L'unico vincolo che è stato dato è quello di utilizzare qualcosa che non sia di carta. Quindi può essere, per esempio, nel mio caso sarà la ghirlanda in midollino e lo spago che ho perso, no, che ho abbastanza a portata di mano. Quindi potete sbizzarrirvi in qualsiasi modo, potete usare dei pezzetti di stoffa piuttosto che del foam, insomma, i materiali diversi dalla carta sono tantissimi e chiaramente la creatività di ognuno ne potrà tirare fuori più di quanti io possa pensarne. Quindi appunto il mio sarà questo principale, poi userò anche dello spago. Volevo appunto fare questo home decor con tutte le foglie autunnali colorate con gli oxide. Quindi metto un attimo da parte la ghirlanda e guardate cosa c'è qui. Il nuovo colore di Distress che andiamo ad aprire e provare. Non è propriamente autunnale, però secondo me qualche goccina di questo azzurro che è un po' spento, non so se rende benissimo dalla videocamera, ma qualche goccina di questo sul verde o sul marrone secondo me sta benissimo. Quindi proviamoci. Allora, ho preparato i colori di Distress che sono colori. C'entrano tutti. Sono questi quelli che ho preparato, poi adesso vediamo un po' quale utilizzare. Ho preparato un pezzetto di acetato, ho la mia base su cui lavorare, un pennello,
nel caso volessi fare delle macchie, e dei cartoncini acquarellabili. Questi sono quelli di Wessen. E poi, vabbè, ho il mio spruzzino di acqua pulita da utilizzare sia per bagnare l'oro che eventualmente per bagnare il pennello. Inizierei subito. Ok. Facciamo i gialli. La cosa bella dei Distress Oxide è che si riescono a vedere bene anche sullo scuro, sul nero. Quindi, non essendo trasparenti, li riuscite a vedere bene. Allora, con loro potremmo metterci anche questo arancione qua, color caco maturo. Ok, vediamo intanto così cosa ci viene fuori. E poi aggiungiamo. Il bello di giocare appunto così con i colori è che ogni volta è diverso, non c'è un pezzo di carta che ci viene uguale all'altro. Soprattutto è molto divertente anche da fare magari con i bambini, anche con gli adulti, ma è proprio, vedete, quello che si crea è questo effetto sfumato. Adesso è molto sfumato perché ho messo abbastanza acqua. Poi quando andrò a farci magari delle macchie sopra, andrò a bagnare molto meno il colore perché altrimenti la macchia non si crea. Ho il mio cartoncino, usiamone anche un altro, tiriamo su tutto quello che rimane, se serve bagno ancora un pochino. E la cosa bella degli oxide è appunto che anche se usiamo un colore più scuro, sopra si vedrà sempre un pochino il colore più chiaro, quindi riuscirò lo stesso, anche se uso un verde scuro, a fare una macchietta gialla. Chiaramente non è visibile come se fosse un colore acrilico, ma si vede abbastanza. Quindi mi pulisco questo e inizio ad asciugare loro due. Così. Prendo l'embosser, in realtà per questo per esempio si potrebbe usare anche molto bene il phon, perché mentre per l'embossing per forza dobbiamo usare l'embosser appunto, per asciugare questo tipo di lavoro si può usare tranquillamente il phon, è semplicemente meno concentrata l'aria, quindi magari ci vuole un attimo di più per asciugarlo, però la sostanza è la stessa. Quando asciugo tengo sempre, fin quando insomma si riesce a tenere in mano, il foglio sollevato dalla base, in modo che possa asciugarsi bene sia da una parte che dall'altra. Non mi preoccupo se si sta un po' piegando, perché tanto poi andrò a fustellarlo, quindi non mi interessa. Gli do un'asciugatura così un po' veloce e poi lo sollevo in modo da far passare bene l'aria da una parte all'altra. C'è qualcuno che è nel gruppo che ha già pensato a cosa fare, a cosa utilizzare? Sono super curiosa. Io poi amo gli home decor, anche se li faccio poco, ma mi piacciono proprio tanto. E poi mi piace tantissimo l'autunno, quindi questi colori sono i miei preferiti. Ok, allora adesso cerco di. Si sente con l'eco? Tutti mi sentono con l'eco? Perché questa stanza ha una. Ciao, ciao Chiara! Non ha un audio pazzesco, però ditemi se se sentite anche voi con l'eco. Quindi ho questi due, adesso andrò a crearci qualche macchia sopra, magari sul verde, sul marrone, insomma un pochino più scura. Perfetto. Allora magari è l'applicazione, bisogna chiuderla e riaprirla. Allora facciamo il verde scuro e il marrone. Ok. Adesso prima li ho bagnato. L'ho bagnati, scusa, scusate, e ho messo la carta al contrario,
Adesso li vado a bagnare un po' meno di prima, ok? E questa volta vado a prendere con il mio pezzo di acetato il colore e vado a fare delle macchie sui miei cartoncini, in questo modo. Quindi prelevo e metto sul cartoncino. Sono un po' fuori dall'inquadratura perché ho messo i colori troppo in basso. Adesso continuo con questo. E pulisco così mi rimetto perfetto, mi rimetto nell'inquadratura. Adesso che ho fatto queste macchie più grandi, posso o riprendere sempre il colore, quindi l'oxide, facciamo magari qualche macchia bordeaux, questo colore è stupendo. È esattamente come si vede qui, proprio perché ha questa parte biancastra che lo fa risaltare anche sullo scuro. E adesso i colori così scuri magari è un po' più difficile, ma i colori più chiari anche sui cartoncini scuri si vedono abbastanza bene, anche se si fanno delle macchie. Adesso posso andare a bagnarlo ancora meno dell'ultima volta. Lascio che diventi così, diventa con una leggera patina bianca. Posso o prenderlo con il pennello e andare a fare delle macchie, oppure lavorarlo in modo che mi vengano delle macchie. Ok, e prendere con il mio acetato solo una piccola macchia, quindi lo puccio leggermente. E vado a creare delle macchie di colore. Se voglio che siano un po' più regolari le macchie tonde, riposiziono il colore e vado a spruzzarlo. Posso alternare quello più bagnato, che è questo, che quindi mi darà delle macchie un po' più grandi, da quello meno bagnato, che quindi mi darà delle macchie più piccole e più scure. Voglio fare qualche macchia un po' più grande, quindi mi aiuto sempre con l'acetato. Ok, ridò un'asciugatina. Tengo sempre il foglio un pochino più alto e soprattutto alzato in modo che il calore passi bene da una parte e dall'altra. No, qua c'è ancora. Si capisce bene dove è bagnato perché rimane più lucido. Ok, quindi questo lo lascerei così. Vado a pulire, vedete che cambio Cotex. Ok, bruciato dappertutto, molto bene. Adesso su questo voglio cambiare un po' i colori, quindi vado a utilizzare un po' di verde chiaro. Questa volta, al posto che prelevarlo con l'acetato, vado a prelevarlo direttamente
con il mio cartoncino, quindi ho un effetto sorpresa. E voilà. Se voglio posso prelevarlo tutto, altrimenti lo vado a pulire. E su questo provo a metterci anche qualche macchietta dell'azzurro nuovo. Molto autunnale, sì. Adesso vediamo magari di farne uno un pochino più aranciato, però volevo provare a farne. Allora, prima che mi perda, il verde qui è bagnato. Quindi se io adesso andassi a posizionare subito l'azzurro, si mischerebbero i due colori. Se voglio che rimangano distinti il verde e l'azzurro, quindi l'azzurro crei uno strato in più, vado ad asciugare prima questo e poi faccio le macchie azzurre. Quindi asciugo, è importante che sia asciugato benissimo, però il grosso sì. Ok, piacciono tantissimo queste macchie che fa il colore da solo. E vado, che bello. E vado a provare il nuovo colore, Speckled Egg. Lo bagno. Dopo proviamo anche su un pezzo di cartoncino da solo per vedere come viene fuori. Che bello. Questo è un po' più astratto di autunno. Bellissimo questo colore. Allora, vado a pulire qui e do ancora un'asciugatina. Che brucia. Questo magari per rendere i colori un pochino più autunnali, visto che ci ho messo l'azzurro che non c'entra niente, ma volevo provare. Vado con una spugnetta a creare una sfumatura. Quindi prendo la mia spugnetta, quella che si usa normalmente con i distress, e potrei prendere, proviamo con l'arancio. Allora, vabbè, lo scarico un pochino qui in modo che non sia troppo forte e lo passo sui bordi. Così. Una volta, forse durante un video, comunque adesso non ce l'ho a portata di mano. Normalmente, se so di dover mettere le dita sul mio pezzo di carta, sul mio lavoro, metto magari sotto un pezzetto di scotch di carta oppure un post-it sulle dita al contrario, in modo da non lasciare le impronte. Ciao, ciao Nadia, ben arrivata. Stiamo parlando della nuova challenge autunnale. Io sono super contenta di questo tema e quindi ho voluto subito provarlo perché mi piacciono un sacco questi colori, i colori dell'autunno, mi piacciono un sacco le zucche, le castagne, tutti i frutti dell'autunno e quindi non potevo non fare il mio progetto per questa challenge. Così ha solo un po' di arancione, magari. Mettiamoci anche un po' di, vabbè, con lo stesso va bene, anche un po' di bordeaux. Poi chiaramente una volta che vado a fustellare le foglie posso decidere di prendere la parte di sfumatura che mi piace di più. Quindi se da una parte mi è venuta una macchia che non è tanto bellina, posso schivarla e andare da un'altra parte, insomma. Qui vado un po' all'interno così.
ho il bordeaux che arriva anche sulla parte interna. E poi, visto che ne ho una gialla, una aranciata, potremmo farne una solo sul verde marrone. Quindi questa sono quelle che abbiamo fatto. Vediamo. Prendiamo un altro. Ah, questa la facciamo diversa. Facciamo così. Questa la vado a fare con la sfumatura normale, quindi con la spugnetta. Tonda o rettangolare è la stessa cosa, dipende uno un po' da cosa preferisce, insomma da quale trova più comoda. Questa è una spugnetta un pochino più grande, questa è una spugnetta un pochino più piccola, quindi con quella rettangolare chiaramente si fa un pochino prima a riempire un foglio, mentre con quella tonda si fa un pochino più lentamente. Però adesso farei anche qui la stessa cosa che ho detto prima per le dita, perché ho le dita un pochino sporche, ma purtroppo non mi sono portata neanche un pezzo di scotch. Quindi nel caso venisse una macchia. Ciao, ciao Antonella, ben arrivata. Nel caso ci venisse una macchia, non la tagliamo. Andiamo da un'altra parte a fustellare. Ok. Riempio tutto. La mia carta acquarellabile. L'altra cosa che fa l'impronta è leggermente di schiarire il colore, però siccome non mi interessa che sia particolarmente omogeneo, mi va bene anche così. Ok, prendiamo un colore più scuro e creiamo una seconda sfumatura. Normalmente utilizzo una spugnetta per ogni colore, a meno che non abbia da fare in fretta o comunque non ne abbia poche a disposizione. In questo caso tendo a prendere la stessa. Ciao, ciao Carlotta, grazie mille. Questi sono super divertenti da fare, secondo me, anche quando si hanno troppi pensieri e si vuole, cioè non si ha in mente un progetto, insomma non si sa cosa fare, fare degli sfondi poi servono sempre. Si può fustellare qualsiasi cosa da questi sfondi, chiaramente. No, Irene, guarda, vengono a caso e spesso non vengono come mi immaginavo che sarebbero dovuti venire, quindi. Però questo è proprio un lavoro un po' senza pensieri, quindi esatto, proprio quando uno magari non ha in testa un progetto, capita quelle volte in cui ci sembra che faccia tutto schifo quello che abbiamo fatto, non siamo convinti, non qualsiasi cosa. E, prepararsi qualcuno di questo, anche monocolore, a più colori, con le macchie, con quello che vi pare. È un lavoro che soddisfa perché è divertente, che non fa pensare, e poi in realtà questi sfondi servono sempre se devo fustellare un fiocco, delle foglie, una tag. Anche lo sfondo di una tag può venire benissimo con queste sfumature. E quindi sì, provate e poi mi dite. Ok, ho preso intanto anche un pochino di marrone. Fatto delle macchie un po' a caso. Adesso spruzzo con l'acqua. Vedete l'effetto che fa, che vanno un po' a mischiarsi tutti. Adesso magari chiudiamo questo così non lo annacquiamo. Adesso qui posso andare anche a mischiare, mettiamo un po' di questo, un po' di un altro colore. In questo caso me lo metto da parte, lo bagno e vado a fare delle macchie che andranno a sfumarsi proprio perché la carta è ancora bagnata. Quindi
Quindi non so se si veda bene dove stanno andando, però qui io riesco a vederle abbastanza. Qui si stanno un po' sfumando perché la carta è bagnata. Sui lati è un pochino più asciutta e quindi rimarranno più macchiati, tra virgolette. Ok. Allora prendiamo lo Scottix. Adesso vi faccio vedere l'effetto che dà l'acqua. Sono anche un po' pitturata la maglietta. L'effetto che dà l'acqua sui colori, sui distress in realtà. Vedete qui che ha creato delle macchie più chiare? Grazie, grazie Anna, guarda, è divertentissimo. Queste macchie più chiare sono date dall'acqua proprio perché siccome il distress reagisce all'acqua, reagisce diciamo asportando un pochino di colore e si può fare paradossalmente all'infinito, nel senso che io potrei continuare a bagnarlo, a rimettere colore, a rifare macchie e lui continuerebbe a reagire all'acqua nello stesso modo in cui faceva prima. È proprio una caratteristica particolare, chiaramente che hanno solo i distress e un po' gli acquarelli. Ok, io farei qualche macchietta anche qui per renderlo un pochino più variegato. Sono un po' monotona forse col bordeaux perché mi piace tanto, ma userei o il bordeaux o il marrone. Vabbè, facciamolo marrone così cambiamo un pochino. Quindi me lo posiziono sempre lì e con il mio acetato vado ancora qualcuna. E poi passiamo al taglio. Ok. Vediamo di pulire il grosso, quello che si riesce, altrimenti sporchiamo giù tutto. Ok, queste sono le mani, ma è molto divertente. Aspettate, scusate che stavo cercando. Ok, finalmente castagni. Asciugo per l'ultima volta, così non vi tedio più con questo rumoraccio. Asciugo sempre il grosso perché tanto posso lasciarlo lì un attimo a finire di asciugare. Ok. Adesso, intanto che loro finiscono di asciugarsi da soli, prendo un altro cartoncino e la nuova fustella delle Ribbon Tag di Moda Scrap. La fustella si compone di questi tre pezzi, che sono quello piccolo, quello medio e quello grande. Ciao, ciao Massimo! Quanto tempo! E volevo appunto far passare qui in mezzo, ma forse quello medio o quello grande. Volevo far passare appunto qui in mezzo questa tag con scritto benvenuti da mettere come fuori porta. Penso che userò quella grande perché quella media mi sembra un po' troppo piccola. Sparisce un pochino. Voi che dite? Questa media o questa grande? Non so, questa qua mi sembra un po' piccina, un po' piccinina. Questa mi sembra che faccia un pochino più figura. Di più. Allora, intanto che vi piace questa? Mi taglio dal foamy, questo qui è color champagne, direi.
l'alfabeto di sempre di moda scrap. Devo tagliare benvenuti. La comunità di questo alfabeto è che sta tutto insieme, quindi non si perdono i pezzi, anche per chi tipo me non ama mettere a posto. Quindi di solito io mi fustello un po' di pezzi della stessa, sullo stesso cartoncino, in modo da avere anche le lettere doppie. Quindi vado a tagliarmi dei pezzetti che mi fanno l'alfabeto fino alla Z. Le lettere, diciamo, straniere, le lettere appunto che ci sono sull'ultima riga non mi servono. Quindi me li taglio così. Oh, che bello, Massimo, sono contenta. Sono contenta. Vado. Mi taglio. Allora, devo scrivere benvenuti. Mi confermate che con due alfabeti si riesca a tagliare benvenuti? Penso di sì, perché ha due N e due E. Adesso vediamo se faccio una figuraccia così. Li taglio un attimo con la Big Shot di fianco e arrivo. Già che ci sono, visto che mi sembra che tutti abbiate adesso quella grande, vado a tagliarmi quella grande, ma non con questa cartolina perché non ci sta. Allora, arrivo. Vado un secondo a prendere un foglio che non mi ero portata, o meglio, pensavo ci stesse, ma come è evidente non ci sta. Mi sono presa un cartoncino. Questo è il Woodstock Betulla, che è uno dei miei preferiti. Ho cambiato, che è un beige, un avorio con questi pezzettini perché è una carta riciclata. Penso che si vedano. Ok, vado a prendermi una striscia così, e me la taglio. Adesso vediamo se riesco a far entrare patatine, che ci vorrebbe una telecamera che inquadra come contro il tavolo mentre faccio queste cose. Ok. Questo lo mettiamo da parte. Taglio con la Big Shot, la mia tag. Quando ho dei pezzi così grandi, in particolare tipo rettangolari o quadrati, cerco di metterli sempre un po' obliqui se riesco con la grandezza della Big Shot per entrare dentro la macchina, perché più li metto perpendicolari all'ingresso, più diventa dura la levetta da girare. Più invece li tengo, diciamo, di sbieco, quindi che non entra tutto il primo pezzo insieme, quindi entrerà prima qua, poi qua, poi qua, più sarà facile girare. Non so se magari vi ho detto una cosa che sapete già da tempo. Nel caso fate finta di niente. Ok, questa è la mia tag, bellissima, stupenda. In negozio in vetrina c'è anche un pacchetto, perché queste appunto nascono per i pacchetti e hanno il solito motivo, vediamo se mette a fuoco.
Ok, hanno il solito motivo del dashing sul bordo delle righette e hanno il doppio buco che serve appunto per incastrare i nastri, lo spago, insomma, quello che si vuole utilizzare per chiudere il pacco. Poi in realtà, come ho fatto vedere anche Chiara nel video, si può usare in tantissimi altri modi, tra cui piegando la metà. In questo modo per chiudere i sacchetti tipo di carta, insomma quelli dei doni. Allora, già che siamo riusciti a far entrare nella ripresa la Big Shot, andiamo a tagliare le nostre foglie. Quindi cartoncino, cerco di farlo stare un po' piatto, ma insomma non mi interessa particolarmente, e prendo le mie fustelle, che sono le foglie. Queste qui, aspettate. Ok, che sono queste qui? Sono la fustella caldi abbracci di Moda Scrap. Questo qui. Li metto un po' a caso. Se c'è appunto una macchia che mi piace più di un'altra, la tengo come buona. Allora, mi metto la parte piena, diciamo, perché poi qui ho l'outline con cui posso creare degli effetti diversi su qualche foglia, perché questa calza perfettamente sulla misura della fustella piena. Quindi questi per adesso li lascio un attimo lì. Vado a tagliare pezzi, e vedete, la cosa bella è che poi si prende solo una parte della macchia e quindi crea questi effetti secondo me bellissimi, tipo questa foglia qui, questa è venuta così. Chiaramente un po' dipende da dove abbiamo posizionato la fustella, però essendo appunto aperta si può decidere. Si può vedere dove metterla. Questa la metto qua, così prendo quell'arancio, quel rosso che mi piace un sacco. Questa la mettiamo di qui e questa la mettiamo di qui. Poi potevo stare un po' più stretta, magari mi sarebbero venute più foglie, però mi accontento lo stesso, anche perché ho anche gli altri due fogli volendo, quindi di foglie me ne vengono abbastanza. E voilà, bello questo azzurro. Questo qui è il colore nuovo, che non è molto autunnale, però con il giallo sta molto molto bene. Ok, parto con gli altri due. Prendo prima il verde, anche qui lo mettiamo più o meno così, e mi posiziono foglie. Questa la facciamo verde. Ok. Sembra proprio come le foglie vere che hanno queste macchie un po' random, un po' senza un senso, senza uno schema preciso. Facciamo che taglio ancora queste tre, poi direi che 3, 6, 9, 12 potrei averne abbastanza. Ok. E voilà. Adesso non vorrei coprirle tutte con l'outline, quindi vado a tagliarmi solo con queste fustelle qui, che vengono con la parte dettagliata. Vado a tagliarmi sul cartoncino chiaro solo qualche pezzo. Quindi scusate, ma c'ho un raspino che
Ok, con questa qua che è un po' dettagliata, passo due volte con un po' di mal di mare, perché il piano non è messo benissimo, infatti mi sa che non mi ha tagliato bene alcuni pezzi perché è troppo usato. Adesso vediamo se viene fuori tutto. Qui e qui. E lo metto anche. Ok, me ne taglio 6, la metà. Sì, ne hanno tantissime, vero? Infatti sono stupende le foglie autunnali, bellissime. Ok. Questa si è tagliata. Guardo dietro perché vedo se è arrivato fino a dietro il taglio, perché prima una non mi si è tagliata bene. Perché questi piani sono da cambiare. Ok, questo si è tagliato. Magari faccio l'ultimo giro del pezzettino che mi avanza e vado ad assemblare. Passo due volte proprio perché i miei piani sono un po' conciatini, ma di solito anche alla prima passata vengono bene, insomma. Allora, vediamo. Solo la prima me ne è venuta una un pochino. Ups, scusate, ho tirato. Allora, via la Big Shot che non serve più e iniziamo con l'assemblaggio. Vediamo, adesso è la parte più divertente e quella che va un po' a sentimento. Quindi prendo le mie foglie, iniziamo a riaccendere la pistola. Come vi dicevo prima, ho preso il piano di vetro stasera perché appunto dovevo spatasciare. Aspettate che questa colla fa schifo. Devo spatasciare un po' con i colori, ma in realtà perché anche per la colla a caldo che voi non vedete, ma è qui, va benissimo perché non si attacca, quindi so che insomma posso farci su di tutto. Si può anche tagliare col taglierino e non gli succede niente perché è in vetro temperato, quindi se appunto devo fare un lavoro del genere, so di andare tranquilla se lo appoggio sotto al piano di lavoro. Prendo la colla e metto giusto dei puntini così e scelgo magari o le foglie che mi sembra che abbiano delle macchie che non mi piacciono tanto, oppure insomma vedo tipo questa mi piace tanto così, così verde e non vado a coprirla. L'effetto che fa l'outline dentro è bellissimo. Se poi lo incolli dritto è ancora più bello. Ok. Così, così qualcuno ha qualche dettaglio e qualcun altro no. Ok. Andiamo a tirar fuori anche i pezzettini piccoli e anche qui qualche puntino di colla. Sto usando questa chiaramente perché sulla carta va benissimo la nuvola, tacchi glue, insomma quello che c'è. Mentre poi per incollarla sul midollino ho acceso la pistola, così sono sicura che al primo colpo è incollato bene. Ok, prendiamo anche queste. Devo procurarmi l'attrezzo per spulciare tutte le fustelle intricate, che non ho, ma mi sembra molto comodo. L'avete mai vista la spazzolina? Quella che con le setole rigide sotto una spugnetta
tira fuori tutti i pezzettini piccoli dalle fustellate, soprattutto queste qui, magari se uno deve farne qualcuna, diventa un po' pazzo a toglierle tutte a mano. Questa qui, ci sono alcune foglie un po' arcobaleno e alcune foglie un po' più verdi. Io non ho la misura del dritto stasera. Ok. Facciamo questa. Così. E andiamo su questa qui. Su questa qui più piccina. Ecco, poi anche se rimane qualche pezzettino, ci piace così un po' più irregolare. Allora, questa è quella che si è tagliata, sì. Ok. Andiamo anche su una più verde. Così. Ok, poi vediamo, ne ho ancora un paio con la parte intricata. Adesso per la tag, per la ribbon tag, bellissimi quelli con le sfumature, grazie. Per la tag che ci è venuta così, volevo andare a fare una leggera sfumatura con questo giallo un po' miele, un po' scuro, che sembra quasi arancio, ma in realtà è giallo. Mi tengo sempre sotto mano. Vediamo da che parte. Ok, di qua. Per scaricarlo un pochino. E vado a creare una leggera sfumatura, cercando di non appoggiare troppo i polpastrelli, perché sto macchiando la carta chiara. Quindi tengo come si dice, la spugnetta in maniera da appoggiare di più la parte esterna che la parte interna. In questo modo non fa quella macchia tonda che fa se l'appoggiamo tutta. Quindi tengo più schiacciata la parte esterna della spugnetta e un po' più sollevata la parte interna. E vado a fare tutto il giro del contorno. Non la voglio riempire tutta perché mi piace l'interno della carta, però almeno anche lei sembra più autunnale. Così. Tengo qui per scaricarlo un pochino perché sono molto molto impregnate di colore questi feltri dei colori, dei distress. E quindi se vado subito a posizionarlo sul foglio rischio di fare una macchia. Se invece lo prendo un po' scaricato viene più omogeneo. Ok, così mi va bene. Adesso recupero le fustellate dell'alfabeto, quindi via questo, la colla per adesso la teniamo, recupero quelli che mi interessano, quindi ben, ho tirato un po' troppo, il foamy è abbastanza morbido, quindi se lo tiri viene a dietro. Ben, ve, ve. L'altra N è di qui. Aspetta, mi sono perso un commento, scusate. Aspetta, eh. Ciao, ciao Natasha. Allora, sì, stiamo facendo un home decor
con questa ghirlanda di indollino, e le foglie sono la fustella caldi abbracci di Moda Scrap, che ha tre foglie con la parte, diciamo, intricata, quella che qua vedi in bianco, e le stesse tre foglie c'è anche la versione piena, quindi quella che ho tagliato dalla carta colorata. E voilà. Quindi, benfè. N U la T e la I, ci siamo. Perfetto, il foamy si taglia come il burro. Quindi non c'è problema di. Anche in realtà se le basi sono usate un po' troppo come le mie, è sempre facile comunque tagliarlo. Adesso per andare ad incollarlo qui, uso questo trucchetto che. Ok, perfetto, esatto. Le ho create tutte con gli stessi oxide, ma poi rivedrai bene come e quali ho usato. Uso questo trucchetto che non mi sono inventata chiaramente, ma che ho visto. Vado a contare le lettere della mia parola, quindi 2, 4, 6, 8, 9. Individuo quale lettera è alla metà più o meno, quindi sarà la quinta. 1, 2, 3, 4, 5. La E è a metà perché ho 4 lettere a destra e 4 a sinistra. Ditemi se si capisce cosa sto dicendo. Io adesso andrò ad incollare per prima la E, in modo che poi vado ad incollare queste a partire dalla N e queste a partire dalla V. E so di avere la scritta perfettamente centrata e spaziata bene, perché sono partita appunto dal centro, quindi non mi viene fuori che la E l'ho messa un po' troppo a destra, un po' troppo a sinistra. Insomma, sono sicura che pur non avendo calcolato al millimetro le misure, io l'abbia incollato abbastanza centrato. Ditemi se si è capito. Ma quindi parto dalla E, abbiamo detto. Gli metto sempre dietro un goccino di colla. Vado, aspettate che ho già tirato su delle lettere in più. Ok, quindi metto la E, finisco la parola, è identico se prima a destra o prima a sinistra, perché tanto avendo messo la E al centro, è uguale quale parte io faccia prima. Questi trucchetti. Ok. E come piace vederle dirette, proprio per magari vedere come gli altri fanno la stessa cosa che faccio io, magari più facilmente o in un modo diverso. Per questo mi piace tanto. E voilà. La I. Ok. Adesso vado a sinistra, sempre partendo dalla lettera più vicina a quella al centro, quindi in questo caso, ups, parto dalla V. Nel frattempo questa pistola che proprio di professionale ha ben poco, sta buttando fuori della colla a caso. Ok, urge una nuova pistola. Ok, adesso in questo caso è meno visibile. Ciao, ciao Marta! È meno visibile perché la parola è molto lunga, quindi passa da parte a parte.
Ma se avessi avuto una parola più corta, il fatto di incollare le lettere così sarebbe stato molto più utile. E nel caso le lettere fossero pari, in questo caso erano dispari, quindi più facile perché c'è una lettera centrale. Nel caso fossero pari, individuo le due lettere che stanno a destra e a sinistra della metà e individuando la metà ne incollo una a destra e una a sinistra. Nessuna, diciamo, sulla riga della metà. E voilà. Ok, quindi questa è la mia targhetta. Adesso voglio fissarla ai lati con dello spago. Guardate che mi sono messa tutto lontano. Ok, ne prendo un pezzetto e lo passo attorno alla ghirlanda. E dentro al bus. Così stringo. Ok. Ok. Mi faccio un fiocchetto. Così. Ok. Vado a tagliare leggermente i lembi e faccio lo stesso anche dall'altra parte. Quindi prendo un altro pezzetto e lo faccio girare qui. Quando hai un tavolo gigante e ti riduce a lavorare in un angolino perché è tutto sporco. Quindi devo stare qui, se no rischio di sporcare tutto. Non mi sembra il caso a questo punto. Quindi tiro bene e anche da questa parte riduco un pochino i lembi. Perfetto. Posso anche un po' spostarlo perché non è legato da nessuna parte. E già che sono qui con lo spago, vado a crearmi anche un aggancio. Quindi semplicemente vado qua dietro e faccio passare lo spago. Vediamo se passa. Di qui. Tiro un pochino e mi assicuro che sia sulla metà, se no viene storto. Ok, faccio un nodino, poi posso anche allungarlo volendo o sostituendo questo oppure legandolo anche con un filo di quelli tipo da pesca o un altro cordino. Ok. Passo alle foglie adesso, quindi lascio stare la Nuvo, anche se in realtà se ne metto qualcuna sull'etichetta posso anche farlo con la Nuvo e vado a decorare tutta la mia ghirlanda, quindi così, così. Allora facciamo che iniziamo a incollarla perché altrimenti, ecco appunto, mi è caduto un pezzo di colla. Oh. Ok, se tocco il midollino vado ad incollare direttamente con la colla a caldo, così sono sicura che rimanga incollato. Guardate che siccome sta uscendo tutta, devo rimettere un'altra. Ok. Di qui possiamo mettere questa qui. Ok.
sotterrato. Ah, scottava. Tutte. Ecco, magari qui posso andare con un'altra foglia, però non questa. Beh, facciamo questa, anche se è uguale, se è la stessa foglia. Ciao, ciao Ivana. Ops. Ok. E potrei fare spuntare anche questa qua. Da qui. Da questa parte invece posso andare. Adesso ci saranno ragnatele di colla ovunque. Posso andare a incollare così. Queste però sono un po' simili, quindi magari vediamo se la colla collabora stasera. No, anzi, ok. Uno esce 1 chilo e la vado a posizionare qui sotto. E poi passiamo alle foglie. Magari questa piccola posso andare a metterla di qua. E questa qui magari la metto da questa parte. Me ne rimangono proprio due che non butterò, quindi adesso andiamo a trovarne un posticino. Bene, sono contenta che vi piaccia. È molto semplice in realtà, è proprio questa parte poi è la parte un po' più divertente, un pochino più creativa. Allora, questa la mettiamo di qui e questa qua vediamo, potrebbe stare qua dietro o qui sopra. Forse qui sopra mi piace di più. Ok. E voilà, questo è il mio home decor. Vediamo se si vede tutto. Sì, potrebbe starci un fiocco che però non ho preparato, quindi vedo, come sempre domani nella foto vedrete se c'è stata un'aggiunta qui. Dai, sono contenta che vi piaccia. Era appunto un progetto per farvi un esempio molto semplice di come può essere il vostro progetto per la challenge. Se avete voglia di partecipare, lo trovate sul gruppo come al solito. Il post è di ieri, mi pare, quindi dovete scorrere qualche post, insomma, lo trovate. Il gruppo si chiama Spazio Battibaleno trattino come il meno progetti creativi. E aspettiamo di vedere i vostri progetti, io sono curiosissima. Niente, basta, vi saluto, spero che vi sia piaciuto, insomma, che vi abbia dato un po' di ispirazione o magari di esserci tenuti vicendevolmente compagnia per questa oretta abbondante, non so che ore siano. E basta, vi auguro buona serata e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!